molto orgoglioso di dove ho giocato, come ho rappresentato le magliette, come le ho sudate. Semplice, ero semplice, umile. Sono molto felice di aver fatto una carriera da Dejan Stanković. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Finalmente qui, finalmente all'Inter, e mi sto divertendo alla grande. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Dechi che può caricare il destro, il suo tiro, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, la fiammata del drago! Dechi ha dato lo spirito del drago. Per noi a Balkan lui è, non lo so, come qua a Baggio. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze. È indimenticabile, è un sogno che si è avverato, un sogno che mi auguro che dura tanto, che non mi voglio svegliare, troppo bello. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Beh, il dragone è il dragone. Una leggenda. Stanković è un drago, Stanković è un combattente. Un grande combattente, un grande giocatore, generoso, che per l'Inter ha sempre dato tutto. È stato un grandissimo compagno, un amico, un guerriero, che in qualsiasi momento della partita tu sapevi che lui c'era sempre. Io sarò con te e sarò il tuo guerriero. Questa è la storia di un uomo complesso, questa è una vicenda unica quella che stiamo per raccontare, una vicenda unica non a caso nel segno del 3, che non a caso dalle sue parti avrebbe anche un significato recondito. 3 mondiali con di fatto 3 nazionali diverse, 3 titoli della stagione da sogno, 3 squadre fondamentalmente in carriera, 3 ruoli, no, perché quelli sono almeno 8, li abbiamo contati. Minimo. Dejan Stanković. Salve, un piacere vedervi di nuovo. Cominciamo raccontando, sai che ci tocca, dello Zemun, sperando di pronunciarlo bene, una squadra di un distretto di Belgrado. L'allenatore delle giovanili dello Zemun un pomeriggio guarda Dejan Stanković e gli dice: no, non puoi giocare, troppo gracile, troppo magro, non abbastanza talento, non puoi giocare. Vaglielo dire però a Dejan Stanković che non può giocare, perché intanto si mette a giocare in strada, che non è vietato, e poi qualche mese dopo arriva il Teleoptik, poi arriva la Stella Rossa e da qui comincia la favola. Più giovane esordiente nella storia della Stella Rossa, che 2 giocatori li avrebbe anche prodotti nella storia del calcio, 16 anni e 5 mesi, comincia il sogno. Sì, comincia il sogno. Io tante volte ho ripetuto che ringrazio quelli di Zemun, della squadra Zemun, che non mi hanno valutato bene. Così ho cominciato con Teleoptik un paio di mesi, ma hanno visto subito quelli di Stella Rossa. Ho fatto Pulcini fino alla prima squadra. Dicevo sempre che ero un ragazzo fortunato, cioè con sorriso ero sempre felice di allenarmi e a 16 anni e mezzo ero già in prima squadra. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.